Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Scusatemi se sentite di sottofondo il ventilatore, che raga veramente non si può stare, fa troppo caldo. Io non riuscivo neanche a parlare perché stavo grondando, quindi ho detto no, accendiamo il ventilatore. Quindi scusatemi se sentite il rumore del ventilatore. Oggi siamo qui per provare quattro nuovi burri che sono usciti, è una novità che è uscita da poco sul sito di Your Supplement. Ovviamente aprite l'info box, perché vi lascio, oltre al mio codice sconto che è Giulia010, anche il link direttamente al sito che vi porta ai prodotti. Allora, io sono rimasta abbastanza scioccata da questa novità, specialmente per i gusti dei burri molto particolari, per gli ingredienti, perché sono prodotti biologici, infatti hanno pochissimi ingredienti al suo interno, ma tra l'altro anche per il prezzo, perché ogni confezione di questa è 200 grammi e costa 5,90 euro. Allora, io ho preso proprio il primo gusto, che è limone, ovviamente va mescolato, ed è citronut, ed è gusto cocco, perché sono tutte e quattro a base di cocco, anacardi e limone. Questa è la confezione, eccola qua. Io sono rimasta, oh mio Dio, il marchio è It's Organic, penso di sì, It's Organic il marchio. Cardi bio 50%, mousse di cocco biologico, sciroppo di cocco biologico, olio di limone bio 1%. Quindi raga, gli ingredienti sono ottimi. Allora, per 100 grammi di prodotti ha 588 calorie, 47 grammi di grassi, carboidrati 25, zuccheri 13, proteine 12 grammi. Ok, quindi non ci resta che assaggiare il prodotto. Madonna raga, io non vedo l'ora. Oddio, che odore di limone! Aspettate raga, devo mescolarlo un attimo per bene. Sono prodotti che dovete sempre miscelare bene appena li aprite, perché ovviamente si scompone il prodotto. Ok, fatto, dopo tipo 3-4 minuti. Allora, questa è la sua consistenza. Densa, ma la vedo anche un po' granulosa. Granulosa. Non ci resta che assaggiare. Allora, si sente che non è un prodotto chimico, prima di tutto. Si sente il cocco, però quello che si sente di più è anacardi e limone. Molto buona, particolare, questa sui pancake. È completamente diversa se avete provato la crema tipo della Pro Nutrition al limone, cioccolato bianco e limone. Ecco raga, sono due prodotti completamente differenti. Devo dire la verità che si sente il cocco in piccola percentuale, ma si sente il retrogusto, ma si sposa da Dio con anacardi e limone, anche se all'interno c'è 1% di limone. Abbiamo visto che è un olio di limone, è veramente molto buono perché si sente. Wow! Guarda, ragazzi, avevo aspettative molto alte e sinceramente sicuramente non sono rimasta delusa. Molto buona questo con i pancake. È una consistenza molto diversa dai classici burri o creme, ma devo dire la verità che non è quella cosa pastosa, artificiale, no, è molto delicata. Sinceramente per me ne vale la pena spendere 5,90 euro, ma non mi voglio soffermare tanto perché andiamo avanti e poi vi dico tra tutti e quattro gusti per me quale dico sì e quale dico no. Raga, sinceramente non ne vale la pena, quindi restate fino alla fine per vedere la classifica dei burri. Andando avanti, rimaniamo sempre sulla stessa scia, c'è anche il gusto arancia. Questo qua è sempre It's Organic Orange Nutan. Orange Nutan, se ho detto bene. Eccolo qua, sempre 200 grammi, sempre biologico. Questo è sempre a base di cocco, anacardi, però arancia. Andiamo a vedere gli ingredienti, costa sempre 5,90 euro per 200 grammi. Allora, ecco qua gli ingredienti.
Allora, anacardi bio 50%, mousse di cocco biologico, sciroppo di cocco biologico, olio d'arance bio 1%, 588 calorie, 47 grammi di grassi, carboidrati 25, zuccheri 13 e proteine 12, quindi i valori stiamo alla fine, stiamo là, perché comunque quello che cambia è solo l'olio tipo limone, arancia. Quindi andiamo, vi faccio vedere il barattolino. Eccolo qua. Andiamo a prendere un altro cucchiaino. Oddio, questa cosa, guardate che sembra la marmellata confettura al gusto arancia con i pezzettini, ve lo giuro. Okay. Questa si presenta un po' più duretta per girarla. Questa è in inverno, raga, meno male che l'ho presa adesso che è estate, perché questa in inverno è un po' un casino girarle. Questa non è stata tanto semplice. Mamma mia, raga, ve lo giuro, mi fa male la mano. Sono stata più di 5 minuti a mescolare, infatti ci è voluto un po' perché si presentava un po' più duretta, infatti anche la consistenza è praticamente diversa dall'altra, si vede che è molto più densa, cioè guardate, molto molto più densa, ma assaggiamo. Ovviamente ogni volta che la uso io la mischio per forza. Allora, si presenta molto più pastosa, molto di più rispetto all'altra. Si sente l'anale di anacardi, anche un pochino l'arancia, ma già tra le due, tra arancia e limone, preferisco il limone, la trovo meno più pastosa, più liscia, però allo stesso tempo valorizza di più con il limone che con l'arancia, cioè nel senso si sente il cocco, si sente gli anacardi, si sente il limone, invece qua io sento solo anacardi e proprio un pizzico di arancia. L'odore è molto forte di arancia, ma poi alla fine si perde un po', non è tutta questa grande, non è tutta questa grande bontà, cioè sinceramente già dei due vi dico il limone. Devo dire che se vi piace l'arancia ve la consiglio perché è molto buona, si può mangiare, solo che tra i due io vi dico limone. Andiamo con un altro gusto, rimanendo sempre un po' in tema, e poi andiamo su un altro gusto che è completamente differente. Raga, io appena ho visto questo ho detto no, questa deve essere mia. Allora, questa secondo me è buonissima, Rasp Nutin, sì, mi sembra così. Scusatemi le bellissime pronunce, che vi chiedo scusa. Allora, il vasetto è bellissimo, rosa, perché questa è una delle prime, perché io non ho mai provato burri tipo al lampone, no, quindi questa per me è la mia prima volta ed è sempre a base di cocco, arachidi e lampone. Wow. Io appena l'ho visto ho detto no, lei deve essere la mia, e infatti c'è, raga, adoro troppo e speriamo che sia anche buona. Allora, questa qui vi dico sempre la solita cosa, i valori non ve li dico, hanno solo di più, ok. Allora, ingredienti: arachidi tritati bio arrostite 57,5%, 40% di mousse di cocco biologico, il 2,5% di lamponi macinati biologici. Wow! Per 100 grammi abbiamo 616 calorie, 55 grammi di grassi, 12 grammi di carboidrati, zuccheri 5,4 e proteine 17. Quindi tra l'Etrea e quella che comunque ha proprio all'interno lamponi, invece l'olio, prima parlavamo proprio di olio, abbiamo più proteine e meno zuccheri, quindi wow. Ok. No, raga, no, questa vi faccio il video perché se lo faccio dalla cade tutto. No, di che stiamo parlando? Cioè, siamo seri? No, raga, non ci posso pensare. Cioè, ma che cosa? No, vabbè. No, ma che? No, vabbè. C'è un profumone di lamponi. No, non ci posso pensare. Ma questa la dovete prendere solo per l'estetica.
Se la gioca tutta solo per l'estetica proprio. Assaggiamo. Molto pastosa. Si sente di più aracardi. Scusatemi, gli arachidi. Lampone non tanto, però ci sono questi pezzettini che poi vi lasciano quel sapore di lampone. Sì, infatti perché poi si sciolgono questi pezzettini e vi lascia proprio quella bocca di lampone. No, non ci posso pensare. Hanno vinto, per me ha vinto. Cioè, questa anche per fare una bella decorazione su una torretta di pancake. No, io non vedo l'ora di farli, seppure lunedì. Non ci posso pensare. Per me sta al primo posto, per me ha vinto tutto. Non ci sono parole, cioè per me ha vinto tutto, estetica, qualità, prezzo e bontà. Cioè, raga, è buona proprio. Poi sento proprio questo arachidi tossato, vi rimangono poi quel sapore di lampone che avviene dopo, perché poi vi lascio i pezzettini, no, non ci posso pensare. Ok, andiamo avanti con l'ultima, mi sono gasata abbastanza. Cacca coco, cacca coco. Ed è sempre con base di cocco e base di cacao. Allora, vi dico tutto. No, io sto troppo contenta. Secondo me sembra proprio una bimba quando ho aperto il barattolino. E questo è proprio il bello di questi video, proprio vedere la reazione. E già da lì si capisce il 50% del prodotto e del video. Ma vabbè. Allora, vi dico gli ingredienti: 53% di sciroppo di cocco biologico, mousse di cocco bio 42% e il 5% di cacao biologico. Per 100 grammi ha 451 calorie, 28 grammi di grassi, 41 grammi di carboidrati, 40 grammi di zuccheri e 4,6 grammi di proteine. Ok, assaggiamo. Il momento più bello del video, assaggiamo. Ok, raga, solito discorso, aspettate, molto liquida e tanto tanto olio, cioè sa più olio che ha prodotto. Cioè, raga, io giro, ormai il prodotto è finito, ma sta un botto di olio, no? Ve lo faccio vedere perché da là non ve lo riesco a far vedere. Penso che rende l'idea. Cioè, mi sembra che sta poco prodotto e tanto tanto olio, che è più olio che prodotto. Più giro e più vedo che non sia mescola insieme. Lo giuro che l'ho mescolata per tanto tanto tempo, ma c'è ancora questa cosa dell'olio. Vabbè, più di questo è inutile. Questa è la consistenza. È molto amara, molto amara. Ovviamente cacao. Però non lo so, raga, mi fa impazzire. Sinceramente preferisco investire i miei soldi su questa qui al lampone. Su questa al limone, ma no, su queste altre due. È buona, ma vi lascia quel retrogusto di amaro. Ovviamente è un prodotto biologico, c'ha comunque una percentuale di cacao e si sa che il cacao
sicuramente, cioè, non è tipo quello stradolce, sta. Però non lo so, sta cosa pure che non si mischia molto bene, raga, io ho girato dal basso verso l'alto per tanto tempo, ma proprio niente, l'olio rimaneva, quindi c'è sempre questa paura che dice, ok, mi sto mangiando una crema, mi sto mangiando l'olio, cioè, poi è una consistenza strana, sicuramente sarà molto buona accoppiata ad un pancake comunque dolce, cioè sicuramente si smaltisce, non è questo, non è una crema che non si può proprio mangiare, però. Tra tutte, sinceramente, vi consiglio quelle due. Poi, se volete provarle, è sicuramente un prodotto diverso da una crema alle nocciole, da una crema fondente, cioccolato fondente, cioè è completamente diversa. Quindi, se volete provarla, io ve la consiglio, però, sinceramente, se vi dovessi dire, io vi dico, prendete questa. Buona, ma. Vi dico anche la mia classifica. Primo posto, lampone. Secondo posto, limone. Terzo posto, perché sinceramente, ragazzi, le metto a paragone tra le due. Io sicuramente scelgo questa qui al cacao e no questa qui all'arancia, perché è quella che mi ha fatto meno impazzire. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi già l'avete provato oppure quale di questi quattro vi ispira, anche se io già lo so, secondo me lampone, mi scrivete tutto lampone. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!